Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi darò dei consigli pratici se andate in vacanza con l'aereo. Andare in vacanza è sicuramente un momento di rilassamento, così dovrebbe essere. Ci si rilassa da un periodo di lavoro prolungato o comunque sia, ci si concede qualche giorno di tranquillità. Certo, è diventato molto più semplice adesso raggiungere le destinazioni delle proprie vacanze con il mezzo aereo. Quindi sono qui per darvi qualche consiglio laddove doveste recarvi anche per lavoro in una zona attraverso appunto l'aereo, perché ci sono delle cose che soprattutto i viaggiatori che si apprestano da pochissimi voli a volare in compagnia, quindi attraverso il mezzo aereo, non sanno, e quindi io vi porterò un po' quello che nel corso del tempo ho potuto imparare. Allora, quando si vola per una destinazione, soprattutto se è estera, è importantissimo fare attenzione agli orari. Allora, molto spesso sui biglietti trovate scritto che bisogna recarsi in aeroporto 3 ore prima, 4 ore prima addirittura, e quindi magari qualcuno può dire addirittura 3 ore prima, cosa serve? In realtà serve tantissimo recarsi in aeroporto prima, magari non con così tanto anticipo, però vi porto qualche situazione. Ad esempio, come regola base dovreste considerare che tanto più grande l'aeroporto, tanto più tempo prima dovrete recarvi appunto in aeroporto. Questo vale anche per le coincidenze di cui adesso parleremo, cioè se noi abbiamo un volo che inizia ad esempio a Fiumicino, dobbiamo recarci a Fiumicino più tempo prima, circa 2 ore, 3 ore prima del volo, soprattutto, ripeto, se internazionale, perché saremo soggetti ai controlli, poi se intercontinentale alla dogana, potremmo dover lasciare il bagaglio per la stiva, quindi dovremmo andare ai nastri e serve un po' più di tempo. Quindi tanto più grande l'aeroporto, tanto più tempo ci vuole anche per attraversarlo, quindi non vi dimenticate questo. Gli aeroporti possono avere gate distanziati anche di chilometri che voi dovrete percorrere a piedi se non è prevista una navetta o comunque con l'uso di speciali tapirulan. Però sappiate che insomma, per non perdere l'aereo è necessario recarsi in aeroporto prima. Tante più cose dovete fare, tanto più grande l'aeroporto, tanto prima dovete apprestarvi ad andare in aeroporto. Questo vale, come dicevo prima, anche per le coincidenze. Cioè, se atterrate in un grande aeroporto, e tra i più spaventosi d'Europa abbiamo certamente Parigi Charles de Gaulle, che è un incubo, e London Heathrow, che sono gli aeroporti più affollati d'Europa, ma anche gli altri se la giocano bene con questi due, però questi due fate molta attenzione se dovete passare fra questi due, perché sono veramente enormi. Cioè, soprattutto chi è abituato a recarsi in aeroporti piccoli, come ad esempio gli aeroporti italiani, gli aeroporti di capoluoghi di provincia italiani, non si rende minimamente conto di quanto siano grandi questi aeroporti. Anche Fiumicino è un grande aeroporto, però non è così tanto grande, soprattutto come aerostazione, rispetto ad altri aeroporti. Quindi, se dovevate andare in aeroporto immaginando di partire da lì 3 ore prima del volo, dovete assicurarvi che tra il vostro atterraggio e la partenza, non il decollo, la partenza dell'aereo, ci sia il tempo giusto. Che cosa significa la partenza? Cioè, tra il vostro arrivo, quando voi sbarcate letteralmente, se dovete recuperare bagagli ad esempio, queste cose qui, voi non le potete mettere in conto quando prenotate. Quindi, proprio perché non potete fare questa valutazione, armatevi prima, quindi prendetevi più tempo, cercate coincidenze più lunghe. Non rischiate, perché se la coincidenza salta potreste perdere anche un giorno di vacanza. Per non parlare poi del fatto che se avete prenotato con due compagnie diverse, la seconda, cioè voi arrivate ad esempio con una compagnia nel primo aeroporto, dovete fare scalo, poi da quell'aeroporto prendete un altro volo, proprio non avete prenotato insieme i biglietti sullo stesso sito, la seconda compagnia vi dà un no show, cioè vi dice comunque voi non c'eravate, a me della compagnia con cui sei venuto non interessa niente, e quindi praticamente voi perdete il secondo volo, cioè proprio lo perdete ed è difficile che vi possano risarcire, soprattutto se sono low cost.
Quindi recatevi, assicuratevi che ci sia molto tempo di mezzo e molto più tempo rispetto a se voi dovevate partire da quell'aeroporto. Quindi prendetevi 3-4 ore se dovete passare da grandi aeroporti come scali, anche perché non sapete mai cosa può succedere: può atterrare un aereo in ritardo, può esserci un problema con i vostri bagagli, possono esserci delle file enormi ai controlli. Quindi se dovete rifarli, soprattutto se andate fuori dal continente. Quindi fate molta attenzione, prendetevi il tempo giusto e soprattutto vi consiglio di prenotare con una compagnia sola, a meno che non abbiate molto tempo negli scali, perché se prenotate con una compagnia sola il ritardo del primo volo viene, diciamo, tollerato, nel senso che voi potrete contestare alla compagnia il fatto che il volo della sua stessa compagnia ha generato il ritardo e quindi voi non vi siate presentati al secondo volo. Quindi fate molta attenzione a questa cosa qui, perché si prendono le migliori batoste specialmente per le low cost. In seconda istanza, considerate anche di valutare per bene se il vostro bagaglio è appropriato al volo che state per fare. Non lo stracaricate, non superate i limiti di peso e non superate soprattutto le dimensioni. I controlli occasionali, anche nelle compagnie di bandiera che adesso applicano delle restrizioni sui bagagli, soprattutto per i biglietti più economici, vengono quasi sempre effettuati con rigore. Quindi se siete nel dubbio, piuttosto togliete qualcosa dal bagaglio, perché poi imbarcarlo costa tantissimo. E soprattutto per il bagaglio assicuratevi di non avere sostanze proibite. Ci sono liquidi che non possono essere trasportati, sono i liquidi infiammabili sostanzialmente. Ci sono accessori che in cabina non possono essere imbarcati, devono essere imbarcati in stiva. Parlo dei treppiedi, ad esempio fotografici. Se hanno estensioni che hanno una forma a punta, sicuramente i nastri di controllo RAGX ve li toglieranno, ve li sequestreranno, perché quelli non possono andare in volo in quanto possono essere usati come arma impropria. Men che meno ovviamente armi proprie, armi bianche, armi da fuoco, vabbè, lo sapete, insomma, non vanno portati. Sostanze anche corrosive o candeggianti, e dimenticatevi ovviamente di poter portare sostanze come il mercurio a bordo degli aerei. Anche un termometro non ve lo faranno imbarcare, perché RAGX comunque assume una colorazione diversa e quindi ve lo sequestrano subito, perché il mercurio è corrosivo per l'alluminio degli aerei. Ci sono dei video che vi dimostrano quanto sia pericoloso il mercurio per l'alluminio. Quindi assicuratevi che non ci siano sostanze pericolose nel vostro bagaglio. Nel bagaglio di stiva, beh, sostanzialmente, ok, sono più tolleranti, però nel bagaglio a mano assolutamente assicuratevi, nelle regole della compagnia aerea, ma trovate anche nelle regole dell'aeroporto cosa si può o non si può portare. Queste cose cambiano anche, quindi fate attenzione. Per chi non viaggia mai in aereo, probabilmente sarà strano sentir dire che non si possono portare bottigliette d'acqua a bordo degli aerei. Questo perché i liquidi oltre i 100 ml sono vietati a bordo degli aeromobili. Quindi se dovete prendere l'acqua, voi la potrete acquistare dentro, all'interno dell'aeroporto, quando sarete nell'area sterile, quindi nella zona dopo i controlli. Questa avrà comunque, cioè lì la potete comprare e la potete anche portare a bordo, però attenzione, perché certe compagnie vietano di portare cibi o bevande a bordo dei loro aerei, sostanzialmente sono le low cost. Però sappiate che a bordo degli aerei comunque un bicchiere d'acqua non ve lo nega nessuno, quindi se avete sete basta chiedere, non lo pagherete un bicchiere d'acqua. Certo, pagherete un pranzo piuttosto che delle bevande particolari. Ricordatevi anche che le sostanze alcoliche, qualora voi le vogliate assumere in volo, hanno un effetto molto maggiore per via della mancanza di ossigeno, cioè non della mancanza di ossigeno, ma della più bassa concentrazione di ossigeno all'interno della cabina, per cui sarà molto più facile diventare sbronzi, sostanzialmente, se assumete alcol, soprattutto se avete fumato prima del volo, e quindi, cioè, evitate questi comportamenti, perché poi, non so se lo sapete, ma in caso di comportamenti anomali sarete istantaneamente portati in polizia aeroportuale appena atterrate, se atterrate all'aeroporto di destinazione, perché se sarete veramente preoccupanti, il capitano sarà costretto a fare un atterraggio d'urgenza e a ovviamente sbarcarvi all'interno del commissariato della polizia aeroportuale del primo aeroporto disponibile, perché comunque in volo, insomma, non si sa mai. Un'altra considerazione riguarda i documenti e i soldi. Allora, io vi consiglio di portare sempre
sempre tutti i documenti necessari, assicuratevi prima di partire di avere sostanzialmente la vostra carta d'identità se viaggiate all'interno dell'Europa ed è valida per l'espatrio, o più propriamente il passaporto. Il passaporto vi risolve ogni problema, ovviamente assicuratevi che non sia scaduto, che non sia in scadenza, perché ci sono degli stati, ad esempio gli Stati Uniti, dove voi dovete avere il passaporto comunque non in scadenza entro i 6 mesi successivi. Quindi se il passaporto scade fra 5 mesi, voi in America non potete entrare, anche se è ancora in corso di validità. Quindi assicuratevi per tempo che i documenti li abbiate. Se non li avete, assicuratevi per tempo di farveli, di procurarveli, insomma. Per il rilascio del passaporto vanno via circa 15 giorni, 20 giorni, quindi non andate proprio i giorni prima a richiederli. Dicasi lo stesso per la carta di identità, che richiede meno giorni per essere rilasciata. Certamente ve la fanno all'istante, però non potete mai sapere, una coda, l'ufficio chiuso, qualsiasi motivo. Insomma, armatevi dei documenti prima di partire, ben prima di partire. Iniziate a interessarvi quando prenotate. Poi, se andate in uno stato che non ha l'euro, quindi non ha la nostra valuta, non andate insomma, a quegli sportelli dove cambiano i soldi, che normalmente sono identificati con una bella insegna stile Las Vegas con scritto change. Quindi non andate lì, perché i tassi di cambio che hanno sono qualcosa di spaventoso. Voi entrate con 10 euro e loro vi restituiscono l'equivalente di 8 euro nella moneta locale. Quindi non andate lì, vi do io un consiglio personale. Se avete una carta di credito o un bancomat, attenzione ai bancomat perché non valgono in tutti gli stati, ma vi potete rassicurare di questo informandovi rispetto al posto dove dovete andare, inserite la vostra brava carta di credito in uno dei miliardi di POS, di sportelli automatici, che ci sono, e lo sportello vi darà la moneta locale. Quindi di certo non vedrete cacciare fuori euro in un paese in cui si usano altre insomma altre monete, altre valute. E la cosa è che non avrete le commissioni elevate quanto i tassi di, quanto i negozietti di change. Quindi assicuratevi di questa cosa molto importante, soprattutto quando andate negli Stati Uniti. Assicuratevi di questa cosa qui, perché lì con i dollari fanno praticamente tutto quello che vogliono e vi spennano letteralmente. Altro piccolo suggerimento per i documenti: assicuratevi sempre di mettere i documenti in zone del corpo sicure, cioè nelle tasche, ad esempio nelle tasche dove non possono né sfilarveli, cioè né rubarveli, e né tantomeno li possiate perdere. Perché attenzione, se perdete i documenti, siete in un paese estero, dovrete andare al consolato per farveli restituire, perché di certo il volo al ritorno non lo potete prendere senza documenti. Cioè fate molta molta attenzione ai documenti, fate più attenzione ai documenti che ai soldi, perché se perdete i documenti vi posso garantire che la trafila è lunga e dolorosa. Ovviamente non lo dico nemmeno, ma fate attenzione alle regole del posto. Ogni paese del mondo ha le sue regole, e non è che siccome noi siamo italiani allora siamo autorizzati a fare quello che facciamo in Italia. Anzi, veniamo puniti letteralmente se facciamo molte cose sbagliate che facciamo qui in Italia. Mi riferisco soprattutto a quando si acquista, quando si noleggia una macchina. Cioè attenzione alle norme di guida del posto, che potrebbero anche essere completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati noi. Attenzione ai modi di fare. Noi, alcuni italiani, non voglio generalizzare, però hanno brutti modi di fare, buttano carte a terra. Insomma, fate attenzione, perché mentre qui in Italia questi comportamenti non sempre sono sanzionati, all'estero non sempre non sono sanzionati. Quindi attenzione, perché potreste incorrere in contravvenzioni notevoli e probabilmente anche qualche fermo in commissariato ve lo fate sicuramente. Quindi prestate molta molta attenzione. Potrà sembrare che io stia facendo un discorso esagerato, però credetemi, nel mondo i posti sono molto variegati, e poi ogni paese ha le sue regole, le sue tradizioni. Quindi state attenti, insomma, anche a, voi siete ospiti, quindi attenti a non ledere quella che è l'altra, insomma, l'altro stato. Occhio anche quando perdete un volo e vi si presenta la possibilità di volare il giorno dopo all'albergo che avete prenotato. Cioè, se non state tornando, se state andando, l'albergo non vi vede arrivare nella giornata in cui voi avete prenotato, e la camera la può dare tranquillamente a qualcun altro. Quindi appena sapete che il volo è perso e prenderete quello del giorno dopo, ad esempio, prendete il telefono e chiamate subito l'albergo o l'agenzia attraverso la quale avete prenotato l'albergo, perché diversamente l'albergo potrebbe finire le camere e non fare più niente per voi. Soprattutto in quei paesi dove non sono proprio amichevoli o comunque cordiali, sicuramente vi ritroverete a dormire sotto i ponti. Quindi appena perdete il volo, assicuratevi che tutto quello che consegue il volo, prenotazioni di albergo, di non so, qualche esperienza che dovete fare, insomma, avvisate, avvisate e avvisate ancora una volta, perché
vi cancellano tutto. E dicasi lo stesso per i no-show, cioè se voi per un caso fortuito, facciamo un esempio, dovete andare a Roma con l'aereo, io mi devo spostare ad esempio da Bari a Roma, e poi da Roma ad esempio dovessi prendere una coincidenza, l'aereo non può partire, quindi decido di mettermi in macchina e andare a Roma per prendere il secondo aereo. Bene, il primo aereo io non l'ho preso e poi magari un ritorno, cioè quando ritornerò dalle mie vacanze, dalla mia esperienza, ritorno a Roma e poi devo prendere da Roma a Bari il ritorno. Ecco, se voi non avete preso il volo di andata, il volo di ritorno è cancellato, quello si chiama no show. E quindi in questo caso voi, come al solito, alzate la cornetta, chiamate il numero verde o il numero insomma della compagnia aerea di cui avete perso il volo, non avete preso il volo, e dite che per quanto voi non abbiate preso l'andata, comunque il ritorno lo mantenete. Assicuratevi di questo, perché vi posso garantire che poi arrivate a Roma e di certo a Bari non ci arrivate se non acquistando un biglietto 4 ore prima, 5 ore prima, che costa non avete idea quanto. Quindi attenzione al no show. Un consiglio pratico riguarda quelli che leggono, normalmente leggono libri, vi sconsiglio vivamente di leggere durante il decollo e l'atterraggio, cioè decollo da quando l'aereo parte, quindi da praticamente direi proprio dalla piazzola, da quando l'aereo inizia a muoversi, fino a 2000-3000 metri di quota, perché quelle sono le fasi più movimentate del volo, quindi insomma potreste avere un po' di nausea. Dicasi lo stesso per l'atterraggio, quando il capitano accende il segnale di cinture allacciate, non leggete, ve lo sconsiglio, perché il fatto di avere la testa chinata e di avere l'aereo che comunque ha dei piccoli sobbalzi vi determina sicuramente nausea, soprattutto per chi soffre di mal d'auto o addirittura di mal d'aria. Quindi attenzione a queste fasi del volo. E adesso vorrei concludere in bellezza con quelle che sono alcune mie valutazioni da viaggiatore, ma anche da osservatore di quello che succede durante un volo, perché in volo succede di tutto. Se ci sono delle regole, rispettatele, soprattutto non rompete le scatole a bordo dell'aereo agli assistenti di volo e ai vostri vicini, perché comunque l'aereo è un posto piccolo, soprattutto se il viaggio è lungo, sopportarvi per molto tempo, sopportare altri per molto tempo diventa veramente estenuante, credetemi. Soprattutto un consiglio veramente veramente serio riguarda le cinture di sicurezza. E qua veramente ne vorrei dire di tutti i colori, perché se ne vedono di tutti i colori. Allora, le cinture di sicurezza, contrariamente alla macchina, non vi servono in caso di impatto dell'aereo, cioè vi servono per assicurarvi ai sedili, perché l'aereo muovendosi nell'aria può essere soggetto a delle accelerazioni e decelerazioni, soprattutto verticali, molto intense. In caso di decelerazioni e accelerazioni, cioè voi potreste letteralmente essere sollevati dal sedile e sbattere la testa contro le cappelliere, oppure essere sballottolati a destra e a sinistra da quelle che si chiamano CAT, che sono le Clear Air Turbulence. Sono delle turbulenze che i piloti non possono prevedere, che sono difficili anche da vedere, perché avvengono, come dice il nome, in aria completamente libera, quindi trasparente, non si vedono. In queste circostanze voi vi potreste fare davvero molto molto male. Il mio consiglio è di non slacciarvi mai la cintura di sicurezza. Certo, non tenetela strettissima, né tenetela lasca, al massimo quando decollate tenetela alla misura giusta. Quando poi salite oltre una certa quota, il capitano spegnerà il segnale delle cinture di sicurezza, a quel punto allentatevela leggermente. Però credetemi, se doveste incappare in una CAT, ve lo ricordereste, perché vedreste il segnale delle cinture spento, ma insomma l'aereo che prende un bel sobbalzo. Dicasi lo stesso per tutte quelle persone che praticano lo sport di scocciare gli assistenti di volo. Quando non è necessario, ovviamente se è necessario, come dire, chiamatelo l'assistente di volo, perché è lì apposta, però se non è necessario non chiamate l'assistente di volo, soprattutto quando il segnale delle cinture è allacciato, perché se il segnale delle cinture è allacciato può voler dire che l'equipaggio, quindi i piloti, hanno ricevuto un bollettino che informa che in quella zona potrebbero esserci delle turbolenze, potrebbero esserci già delle turbolenze. Se voi andate a chiamare l'assistente di volo perché siete spaventati ad esempio dalle turbolenze, potreste mettere a repentaglio la sua sanità, la sua salute, perché in una turbolenza comunque è difficile prevedere quello che succede, l'assistente di volo potrebbe battere la testa e farsi molto molto male, quindi cioè limitate anche questa cosa qui. In ultimo consiglio pratico, l'aereo si pressurizza e depressurizza in base a se scende o sale di quota.
Quindi per questa ragione il timpano del vostro orecchio verrà sollecitato dalla differenza di pressione sostanzialmente che c'è fra l'interno della camera del timpano e l'esterno. E questo si traduce in un abbassamento dell'udito quando si tappano le orecchie sostanzialmente fino ad arrivare agli acufeni, cioè quando sentite i fischi. Allora, per non danneggiare il timpano, anche se è difficile perché comunque per danneggiare il timpano vuol dire che o già il timpano è compromesso oppure la depressurizzazione è veramente intensa, vi consiglio di masticare una gomma ad esempio, oppure anche il semplice ingoiare, anche un sorso di acqua, un po' di saliva, vi aiuta a stappare le orecchie. Un altro consiglio molto semplice è quello di sbadigliare. Non è necessario sbadigliare sinceramente, cioè basta aprire la bocca e lasciare che si stappino le orecchie. Non lasciate passare tanto tempo. Se vedete che le orecchie non si stappano da sole e continuano a comprimersi, insomma, non insistete, perché comunque potreste avere dei lievi danni al timpano. Bene, io spero che questo video sia stato interessante, che sia stato utile soprattutto per qualcuno, magari chi si avventura per la prima volta a bordo degli aerei. Vivete l'esperienza con tranquillità, oltre a tutte queste cose che vi ho detto. Queste sono delle precauzioni per quando le cose non vanno bene, però normalmente le cose vanno sempre bene. Tenete a mente questi consigli quando viaggiate. Se ne avete altri, se avete dei dubbi in merito, non esitate a scrivermi nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo anche se avete qualche amico che sapete debba partire in aereo, magari la sua prima volta, condividetelo con lui e con i vostri amici, magari dovranno partire poi prima o poi, e ricordatevi di farmi sapere la vostra opinione. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.